la conoscenza di discipline come l'astronomia, l'ambiente, il movimento dell'acqua, no? Vedete anche in questo caso, questa installazione che Turrell fa comunque finisce per coinvolgere l'acqua, l'acqua che sappiamo al di là del movimento che crea, per cui per esempio anche l'aspetto legato al suono. È uno degli elementi su cui si concentra, per esempio, per il lavoro che lui farà nel Roden Crater Project. Lo spazio, e quindi l'ambiente, la luce, il rumore, per esempio, della natura, che si può sentire, percepire entrando dentro questo spazio particolare. No? E ancora una volta qui in fondo viene fuori un aspetto importante nella cultura asiatica. No? Giuseppe Panza diceva: quando io sono andato a Santa Monica da Turrell in casa sua, questo nei primi anni 70, ero rimasto assolutamente scioccato perché mi aveva invitato a bere il tè, e a un certo punto alle 6, alle 5, alle 6 del pomeriggio ci sediamo tutti in questa stanza in silenzio, non si parlava, e c'era questa visione di questa finestra sul giardino, no? Anche questo che poi 5, 5 e mezza, alle 18, quindi il movimento, il cambiamento, no? Della percezione dell'esterno e quindi della visione del giardino, no? Il giardino, come qui vedete anche voi, è uno degli elementi per la cultura giapponese, per esempio, estremamente importanti. Quindi ci sono sempre questi richiami, no? E quindi lui crea in questo caso, quindi un rapporto interno-esterno che è molto forte. E la presenza di questa stupa, che questa calò, di questa, questo oggetto, questa calotta cilindrica, che in realtà all'interno di questo spazio ha questa funzione, questa simbologia, proprio questo simbolo del rapporto perfetto tra la natura, la mente e il simbolo della pace, no? Qui con l'acqua che viene richiamata, e quindi come dire, il riflesso preciso dello spazio. Degli ambienti, sempre queste figure geometriche molto pulite e molto pure che Turrell comunque rifà e riprende nel basalto, che è la pietra comunque che si trova in quei luoghi. Ecco, questo io non so se è troppo tardi, Simone, che ore sono? Madonna, che noiosissima che sono stata. No, allora velocissimamente, perché sennò perdo l'ultima parte che in realtà era per voi, per non annoiarvi. Erano questi riferimenti a quello che sarà poi questo rapporto importante che verrà fatto, no? Questo importante che è Roden Crater Project. No? Qui io avevo portato tre immagini che in qualche modo facevano vedere i riferimenti anche suoi storico, diciamo, archeologici, comunque di una testimonianza culturale diversa, no? Questa è una grotta della Gurfa che è in Sicilia, quindi è un sito storico che però insieme ad altri come questo che è il Stone Age, no? Però prende, in cui Turrell prende un riferimento diretto. Questo perché in realtà è così come l'altro che è questa tomba di Grotticelli che è a Gurfa, anche questo. Quindi, le sue citazioni, diciamo, rispetto anche a quelli che sono i monumenti, alla storia, diciamo così, dei periodi ne neolitici, no? Questo è un altro riferimento interno di questo sito archeologico in Irlanda, in qualche modo richiamano delle esperienze storiche precedenti in cui Turrell vuole inserirsi, no? Non è, lui l'ha sempre detto, l'ha sempre riconosciuto, non sono delle opere diciamo così, innovativo, ho solo cercato di sviluppare quello che era già precedente, no? Insito in maniera diversa nei vari paesi del mondo, in Occidente, in Oriente, ma che in realtà poi pongono e ti propongono questo rapporto profondo e assoluto tra interno, tra l'architettura interna, l'esterno, l'incidenza della luce che diventa materia, no? Come in questo spazio particolare, in questo sito neolitico che noi vediamo in questo momento. Ecco, tutte le sue ricerche, diciamo così, tutti i suoi sforzi, Turrell li fa in realtà per un luogo speciale, che è un luogo incompiuto, che è un monumento alla percezione, che è una grande sua passione, sostenuta da Giuseppe Panza da subito nei primi anni 70, che è Roden Crater Project, che è questo è sempre Turrell, come vedete, davanti a questo vulcano, a questo Roden Crater, in Arizona, vicino a Flagstaff, nel Painted Desert,
lui cercando, dopo che l'avevano sfrattato dal Mendota Hotel, no? Quell'hotel in cui io vi accennavo prima, dove lui in maniera ossessiva aveva continuato a fare queste esperienze percettive utilizzando luce artificiale per far capire i movimenti del colore, dello spazio, la comprensione e la percezione di questo. Lui, sfrattato da questo Mendota Hotel, aveva ossessivamente cercato uno spazio nuovo nel quale fare le sue esperienze, i suoi esperimenti. Quindi inizia a riprendere il suo aeroplanino e a vagare, sostenuto anche da Giuseppe Panza economicamente, a vagare per il deserto, in maniera da trovare uno spazio morfologicamente perfetto per continuare questi suoi studi. E quindi inizia la Roden Crater e fa, questa è una visione dall'alto, anche con una serie di, in realtà è anche un disegno che lui ha fatto partendo da una, ecco, il Roden Crater è quel cerchiettino microscopico che voi vedete all'interno, ecco, è questo vulcano, nel quale un vulcano spento, ecco, è una sorta di land-formed work, quindi di installazione fatta con la natura, nel quale lui ha lavorato per più di 30 anni, si erge, diciamo così, in altezza per 150 metri sul Painted Desert. È quello che Turrell ha voluto fare, creando queste stanze, questi corridoi, queste strutture architettoniche sotterranee, una sorta di, proprio di volontà di trasformare questo cono di ceneri estinto in un'opera d'arte su scala paesaggistica. Quindi tutte le ricerche che lui aveva fatto precedentemente in realtà vengono riversate in maniera assoluta, quindi dalle proiezioni agli spazi architettonici, agli sky space, in questo luogo, infinito, sempre con una ricerca di con un dialogo tra l'ambiente naturale e la sfera celeste. Questo è uno dei portali, ecco, questo è in sintesi, sono alcune di queste stanze ipogee che poi emergono, no, in questi portali, sempre molto lineari, molto semplici. La scala che ritorna è un altro delle rappresentazioni. Tutte le strutture nel quale lui lavora sono strutture in calcestruzzo armato, quindi con utilizzo di pietre locali, con arenaria, basalto e le ceneri vulcaniche. Allora voi possiamo, diciamo così, la cosa impressionante è come lui sia riuscito, perché questo è poi l'aspetto straordinario, a utilizzare un cratere esteso di una forma ellittica anche abbastanza imponente, perché sono 316 metri nell'asse maggiore per 238 metri nell'asse minore, 19 metri di profondità. Un luogo che lui ha visto, di cui si è innamorato, l'ha comprato con molta difficoltà negli anni 70 da un altro petroliere e latifondista, che era questo Richard Chambers, che gliel'ha venduto a $60,000, quindi assolutamente all'inizio no, io non te lo vendo, io faccio altro, però poi alla fine lui è riuscito a convincerlo, e Turrell è riuscito qui all'interno a fare proprio questa serie di a fare una sorta di land market work, dove, costruendo queste stanze ipogee che si aprono verso l'esterno attraverso la comprensione di queste sensazioni, di queste proiezioni che ogni persona entrando poi può avere. Questa è una delle porte, sono due, ce n'è una centrale, l'Alfa Est, che è l'altra dei due elementi, no, di questo, per farvi vedere anche un po' l'elemento di riflessione, una scala interno a questo Roden Crater. Questo è uno degli elementi che viene creato, anche qui utilizzando, come abbiamo visto prima, luce artificiale e luce naturale, e quindi la convivenza di entrambi in questi elementi, in queste camere ipogee, in questi vani sotterranei, che insomma funzionano quasi come dei mantici luminosi, e con queste camere oscure lui riesce, creando con l'acqua e gli specchi, creando delle
degli elementi che sono volti a magnificare gli effetti, diciamo, di riflessione della luce desertica. Ecco, la forma, per esempio, di questi ambienti Turella fa non seguendo dei principi estetici, ecco, questo è un aspetto importante, ma è esclusivamente determinata dalla funzione principale, che è quella di accogliere, dirigere e conservare la luce. Ecco, questo è uno dei portali esterni, è un lavoro, come dicevamo prima, un monumento alla percezione che non avrà mai fine, perché la quantità di finanziamenti che servono per fare quest'opera ciclopica è infinita. È stato tra l'altro un'opera finanziata dai primi anni 70 da Panza, ma poi da una serie di banche, della Dia Foundation alla Merrill Lynch, infinite, da moltissimi privati, ed è rimasta l'unica grande ossessione nel quale anche Turrell ha riversato tutti i suoi i suoi fondi, i suoi finanziamenti, per cercare di portare alla fine a compimento questo grande progetto percettivo. Mi scuso per il ritardo, ma non voglio più. Poveretti. Era un po'... Come andiamo? No, è ancora chiuso se non per poche persone. Adesso io dovrei andare ad agosto, ma se vuole mi dà un riferimento e io la... sì, ma no, si può andare solo guidati, solo è una roba... No. Abbastanza bene, adesso abbiamo fatto questa mostra di questo artista inglese, Stuart Frost, che lavora con la natura. Buonasera. No, mica tanto, perché... Sì, può vedere alcune, sono sei. Le fotografie non danno l'idea. Purtroppo è... Assolutamente, se ne vedono molte di queste, perché ce ne sono, noi ne abbiamo sette. Se presa. No, adesso gliela... È chiaro che vedendole sì, sì, aperta tutti i giorni, tranne lunedì. Oh, fai tu. Sì. Le primissime installazioni via Villa Panza, oltre a questa filosofia orientale. Va. Simone. C'è per caso anche una motivazione nel suo agire per sottrarsi alla mercificazione, cioè alla vendita delle opere, alla reificazione delle opere? Quello che dice nel senso di Giuseppe Panza? No, o in Turrell. No, Turrella è... no, io credo, onestamente credo di no, credo che sia un'intuizione che lui ha avuto e di cui ne è stato ossessivamente anche autore. Lavorando con degli strumenti anche molto, come dire, ineffabili, immateriabili, ma lui dice non anche credo, che la cultura in cui lui in qualche modo era presente, la cultura americana, la cultura californiana, quindi quelli che erano le tracce, diciamo così, del territorio. Che era quello. No, in realtà lui è anche uno molto economico, è tremendamente economico. No, in realtà è una reazione all'arte borghese, all'arte tradizionale, che era già iniziata, se si vuole, col minimalismo, l'arte concettuale, eccetera, che poi in California, anche grazie alle caratteristiche che quel paesaggio ha, in qualche modo portato, quindi forse era la manifestazione più naturale. Se pensiamo, lui diceva, lì noi avevamo vicini tutti gli indios, tutti i villaggi, quindi anche queste costruzioni architettoniche
molto naturali, molto ruvide, molto rudi, che però, come dire, esprimevano questo confronto tra interno e esterno, no? Questa presenza della luce. Quindi no? Sono scelte percettive. Sono scelte percettive personali, no? Lui è un uomo, tra l'altro, di grande cultura, sì, e devo dire che io non pensavo neanche io, perché non è che tutti gli artisti americani abbiano, però la sua scelta, probabilmente data anche da questa presenza della cultura orientale. La cultura orientale molto ha lasciato in... Sì, e perché lei dice che è molto economico? No, perché è uno che ha pretese economiche. No, soprattutto per finire, devo dire, la sua ossessione, che è questo Rodenkrantz. Ma lì, nella Villa Panza, lui si è fatto pagare? No, nella Villa Panza, si è fatto pagare, ma meno, perché in realtà è Giuseppe Panza quello che l'ha scoperto, certo, e quello che l'ha sostenuto. Non solo quando lui ha fatto le installazioni a Villa Panza, ma anche nel suo proseguo, quindi nelle sue ricerche. E questo è un aspetto... che voglio dire, sul quale lui ha anche una certa riconoscenza, no? Per cui più di tanto non può richiedere, ma la sua ossessione adesso è finire questa enciclopedica opera, che ha dei costi pazzeschi, perché poi anche in termini di realizzazione Rodenkrantz, i permessi per costruirlo, per farlo, le autorizzazioni, adesso mi diceva, perché io l'ho visto di recente, anche tutta una serie di modifiche per, non so, i portatori di handicap, cioè questi land work perform, in realtà sono dei luoghi che hanno, cui hanno necessità di come dire, per entrare e avere finanziamenti, sono opere enormi, tirare via tutto quello che c'è, costruire.